riparte una nuova sfida per noi. Dobbiamo essere più aggressivi. Ha ragione, raga. Esatto. Ma se ti ha detto di no, dai. È da queste partite che si cresce, ragazzi. Passaggio. Ok. Quindi faccio il passaggio. Calma. Arrivo. Iniziamo. Riscaldamento. Contromovimento. Mi stacco dal cinese. Ricevo. Devo cercare di stopparla davanti al cinese. Ok, quindi arrivo al passaggio. Controllo orientato verso l'altro compagno. Due tocchi. Passaggio. Stesso identico esercizio. Poi, dopo il passaggio, si segue. Non è che rimango fermo. Quindi, è passaggio e seguo e vado là. Prendete Paolo la palla di riferimento, gli altri il cinesino. Lo stop di esterno andrebbe fatto in questo modo. Giocamela Paolo, giocamela qui. Op e oriento. Quindi vado a incrociare la gamba. Molti di voi invece vi arriva la palla sul destro e faccio questo, ma non sono preciso, avete visto? La palla ce la devo avere sul sinistro per fare op e orientarla. Allora viene. Op e riporto. Immaginate che il cinesino sia la palla. Op e riporto la palla con l'esterno. Dai, fatelo. Op, tutti, serve anche a voi, Dai, Giuseppe. Incrocio e riporto. Incrocio e riporto. Esatto, vai. Incrocio e riporto. Questi esercizi servono per farvi capire che in partita potete smarcare l'avversario anche solo col controllo. Primo tocco. Cioè, non c'è bisogno di ricevere il pallone e poi provare il dribbling, fare il tocco, controtocco. Con un tocco, che sia esterno, che sia interno, che sia dopo lo faremo, serve per abituarvi che potete anche dribblare con il controllo. Bravo, questo, questo. No, la riprendi Cicco, vai. Bravo! Dai, che buona, che buona! Ancora buona, ancora buona! Chiudila, chiudila! Niente! Dai Paolo, dai Paolo, dai Paolo! Bravo! Forza! Vai Fra, vai Fra, vai Fra! Pochi gol, Pochi gol! Sì, ora, tiro! Bravo Pepe, bravo, bravissimo! Ti dici che la partita contro la zona è andata bene. Esprimi la tua espressione. È andata più o meno bene. Si poteva fare di meglio. Abbiamo battuto più tanto. Abbiamo dimostrato di essere più forti. Siamo fortissimi. Forza Angel sempre. Contro lo Zola. Partita giocata bene. Sempre se non morivo prima. Allora ragazzi, ci siamo, oggi inizia per noi un nuovo percorso, quest'anno riprende nuovamente il campionato in un nuovo girone e quindi riparte una nuova sfida per noi. Spero che possa essere un percorso soprattutto di crescita per voi, per continuare quello che stiamo costruendo dall'inizio della stagione, quindi la vostra crescita e il vostro miglioramento che abbiamo visto anche nelle scorse partite. Non vi sto a dire nient'altro perché già sapete quello che dovete fare in campo. Velocità di pensiero, fondamentale. Grinta e cattiveria su ogni pallone. Lucidità, paura di nessuno. Giochiamo in casa, quindi facciamo vedere chi è in casa. Ok? Come abbiamo sempre fatto, pressiamoli forte, non lasciamoli giocare. Mi raccomando, le linee di passaggio sono fondamentali. Gli esterni, quando vanno su il difensore che ha il pallone, occhio alla linea di passaggio, ok? Che se tu vai a pressare sul difensore e la palla ti sfila dietro Paolino, dopo tu sei fregato, capito? Quindi occhio alla linea di passaggio, come hai fatto a Zola. Quante volte hai intercettato palla a Zola? Tante. Perché chiudevi l'esterno. Capitano Giulio,
mi raccomando, mi raccomando. Responsabilità, eh? Ci siamo? Sì! Ci siamo? Sì! Siamo? Sì! Siamo! Ale! Torniamo, dai! No, figli, Ale! Non va via, non va via, non va via! Bravi! Bravo Marci, calma! Sì, ce l'hai, Tiago! Ce l'hai anche Tiago! Gioca a terra! Ragazzi, andiamolo a calciare! Facci! Dai! Ora non via, via! Toro! Bravo Marci, sì, sì, su! Bravo, va bene! Va bene! Bravo! Dai, dai che non via, dai che non via! Forza al centrocampo, dai! Bravo! Bravi, dai, 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 dai! Solo, ok, sali, sali, bravissimo! Sì! Bravo! Sì, ancora, di là! Sì! Bravo! Vai, 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 Tollino! Molto bene! Sì! Dai, dai ora, dai ora! Quando tocco la palla va più forte del suo posto. Bravo Peter! Non ci credo! Ma non ci credo, ma cosa farà? Dai noi, dai, dai, dai! Dai! Siamo svegli! Allora, ve l'avevo detto negli spogliatoi, quando partono dal basso dobbiamo fare la pressione, se no giocano, questi giocano, ci infilano, dobbiamo subito pressarli, ve l'avevo detto, quindi passaggio sul difensore, la punta va a fare il pressing e gli altri coprono il passaggio. Gli abbiamo regalato un tempo, però ora ricominciamo da capo, perché la partita inizia adesso, Gli abbiamo regalato un tempo, sono stati bravi loro, bene. Ora però inizia la nostra partita, ok? Sì. Ok? Sì. Bene, non dico nient'altro. Dai, forza! Bravo, Ale, tienla! Sì! Sì, torna! Torna! Va bene, va bene, va bene, va bene! Dai, 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 dico, dai, dico, dai, dico, dai, dico! Forza, forza, forza! Ce l'hai, ce l'hai! Sì, uno, due! Bravissimi! Bravissimi! Dai, 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 Peppe, insisti, insisti! Bravo! Dai che non si gira! Dai! Che sfiga! Va bene Tiago, chiedi scusa! Uno sul secondo! Andiamo avanti! Ti sali! Tiela! Sì! Calma! Ce l'hai! Bella! Bella! Era buona, era buona! Ora! Ora sali! Occhio! Sì! Vai, Giulio! Vai, Giulio! Vai, te, vai, te!
Va bene, va bene, va bene. Giulio, punta pure lì, punta! Buona, buona! Gioca! Mamma mia! Dai, sali, sali, vieni a battere! Tri, batti te! Ambro, vai a saltare, Ambro, vai a saltare! Rimani dietro, rimani dietro, amici! Sì! Stai lì, Tiago, stai lì! Sulla riva... Buona! Ancora! Mamma, entra! Sì, bello! Buono, buono, buono! No! No, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Dai, lì! Guardate, 10, sono schiacciando! Oh, buona, buona, buona! Buona! Dobbiamo essere più aggressivi! Ha ragione, raga! Prima palla! Poi ognuno nel suo ruolo, dai, all'esterno serve, non vediamo chi. Mi hai fatto bene? Cioè, rispetto a come siamo partiti, abbiamo fatto bene, eh? Manca quel qualcosina di più, ok? Manca quel qualcosina. Ora mettiamoci qualcosina di più che vedrete che andrà meglio. Ci può stare una giornata storta, ci può stare, ok? Tranquilli. Ora, stiamo lì concentrati, sereni, perché siamo nervosi, abbiamo palla, siamo nervosi, sono bravi, eh sì, sono bravi, non vi fanno giocare, eh sì, non vi fanno giocare, oh, è da qui che si cresce, eh. E addio io. Bravo, Pipe! Sì, gioca! Sì, ora! Ora sei Q! Bravo! Andiamo lì! Sto perdendo! Bravo! Calma, non farlo pensare. Esci! È fuori gioco! Tutte dosi! Presto! Finita! Anything. Ferma. Stavi attaccando? No, ti ha appoggiato, non ce l'ha fatta apposta, non ti ha manco visto. Sì. Questo.
L'hai toccata, portier? No, no, non so che, no, non è angolo allora. Bravo me. Sì, sì. Ragazzuoli, è finita così questa partita, questa primissima giornata del mini campionato in cui siamo entrati. Come avete potuto vedere, la musica è cambiata, perché da adesso in poi le squadre che andremo ad affrontare saranno squadre di livello, come è stata l'avversario di oggi, che farei complimenti per come hanno giocato, perché hanno tratti, hanno veramente espresso un bel calcio e hanno giocato bene, ma soprattutto meritato appunto la vittoria. Noi invece dobbiamo andare a raccogliere quello che di buono hanno fatto i ragazzi per continuare sicuramente a lavorarci in settimana, ma dobbiamo andare ad analizzare tutto quello che non è andato oggi, perché sarà quello il lavoro su cui ci baseremo d'ora in poi, anche per programmare gli allenamenti e le prossime partite. D'ora in poi, prof, dobbiamo cercare di fare qualcosina di più. Secondo te quali sono gli aspetti che dovremmo poi andare ad analizzare, ma soprattutto a lavorare maggiormente, che oggi diciamo che ci hanno un po' compromesso? Secondo me i concetti di gioco glieli abbiamo dati in modo soddisfacente in questa prima parte di anno, e secondo me le cose stanno venendo fuori, cioè non vedo una squadra che non ha idea di quello che deve fare, quindi certo. Secondo me abbiamo approcciato bene, chiaramente come hai detto
certo tu quando si alza il livello diventa tutto più difficile, per cui credo che sia visibile a tutti che il livello in questa partita è stato alto, per cui è normale poi che il risultato magari non ci ha visto i favoriti, però io personalmente non ho visto una brutta squadra, quindi ho bene a che sperare in altri miglioramenti che verranno anche da sé giocando e appunto facendo altre partite di questo livello, perché anche solo avere un avversario, no, ne parlavamo prima, come questo, dove vedi che anche i ragazzini sono, usiamo la parola, un po' mentalizzati su quello che devono fare nel senso buono del termine, per cui silenzio e lavorare, poche contestazioni, sul pezzo sempre, disciplina. Disciplina, cose che abbiamo anche noi a tratti, i risultati vengono anche poi numericamente parlando, per cui secondo me dobbiamo continuare su questa strada. Secondo me i ragazzi erano preparati, soprattutto mentalmente, dove noi abbiamo ancora qualche carenza e dobbiamo cercare un attimo di migliorare. A livello collettivo secondo me comunque ci siamo come squadra, bisogna lavorare un po' sui singoli che diciamo perdono un po' di motivazione, un po' di focus sull'obiettivo, però ci stia lavorando. Signori, è andata così appunto questa partita, diciamo che le analisi sono state più che corrette, mi raccomando continuate a supportarci e supportate questa serie che stiamo portando tutti noi quanti, perché voi non lo vedete ma facciamo di tantissimi sacrifici, quindi ragazzi condividete il video ma soprattutto lasciate like, lasciate un commento, fateci sapere come avete visto questo episodio e ci vediamo in un'altra giornata di campionato. Mi raccomando ragazzi, forza, enjoy e ci vediamo ad un prossimo episodio. Let's go!